Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Nel video di oggi, come vi avevo già anticipato la scorsa settimana, voglio fare la copertina di una Midori che contenga i due libricini che ho realizzato e di cui ho fatto il tutorial la scorsa settimana. Quindi il tutorial dei due libricini vi trovate sul mio canale. In qualsiasi caso, come al solito, nella descrizione del video vi metterò tutti i riferimenti così li potrete facilmente trovare. E allora, per fare la copertina della Midori, praticamente utilizzo la Stone Paper, che è un materiale che io generalmente utilizzo sempre per fare le Midori. Ci sono altre Midori sul mio canale, ho sempre utilizzato la Stone Paper come supporto. È un supporto che mi piace molto perché permette di essere colorato, cucito, gestito come fosse una tela, cioè si può mettere qualsiasi tipo di colore, si può fare qualsiasi cosa sopra, incollare qualsiasi cosa e rimane sempre bene e soprattutto non si strappa, quindi è molto resistente, per cui per copertina di Midori mi sembra che sia l'ottimo. Quindi anche in questo caso utilizzerò la Stone Paper, materiale di stamperia. Allora, le dimensioni io le ho già tagliate chiaramente per fare più in fretta, sono 28 per 19, 28 per 19. Allora, 28 per 19 perché chiaramente io ho calcolato che all'interno devono starci i miei due libricini. Se voi avete dei libricini o fate dei libricini più piccolini, chiaramente le dimensioni della copertina esterna le potrete variare a seconda della necessità. In questo caso io ho utilizzato le dimensioni che mi servivano per i miei libricini. Allora, chiaramente per fare una cosa che vada bene per il lavoro già fatto e che sia abbinato, chiaramente utilizzerò ancora le carte del mio ultimo kit digitale che trovate sul mio negozio Etsy. Anche di questo vi lascio nuovamente il link per andare a vedere le carte. Dunque, in questo caso utilizzerò, non vi faccio rivedere tutto il pacchetto di carte perché ve l'ho già fatto vedere quando ho realizzato i libricini, quindi se li volete vedere nel video dei libricini vedete tutte le carte dettagliatamente. In questo caso diciamo che pensavo di utilizzare nello specifico queste due per il momento. E poi vediamo man mano che realizzo il tutto se voglio aggiungere delle cose, perché come al solito chi mi conosce sa, man mano che procedo con i lavori poi decido anche come fare. Non è sempre tutto così scontato e già programmato da prima, assolutamente no. Però insomma, visto che ho utilizzato queste carte per la copertina, adesso pensavo di utilizzare questa che non c'è sulle copertine. E magari qualche altro particolare di questo, adesso vediamo. Allora, come volevo procedere? Volevo provare a fare una cosa del genere. Intanto strappo, incollo subito la carta sul supporto di Stone Paper. Quindi vado a strappare, cosa che generalmente quando faccio le Midori faccio con la carta di riso, perché utilizzo della carta di riso, ma questa volta voglio utilizzare le mie carte. E quindi faccio però la stessa cosa, quindi vado a strappare, quindi non fare i tagli netti con la forbice, ma vado a strappare la carta così, più o meno che abbia una forma che mi piace, ok, e poi la vado ad attaccare. Quindi attaccherei, strappo anche qua, adesso lo sto proprio facendo insieme a voi. Così come mi viene in mente che potrebbe andare bene e vediamo un po' se l'effetto ci piace. Chiaramente dobbiamo andare a togliere la righina bianca, così. Le mie carte, queste carte digitali, devo dire che sono veramente felice perché io ero veramente contenta del risultato, ma sono ancora più contenta del fatto che siano molto molto piaciute perché le stanno comprando in tantissimi e questo mi fa veramente veramente piacere perché vuol dire che ho fatto una cosa che è piaciuta molto. Allora, non sprechiamo niente, chi mi conosce sa che io anche lì non sopporto sprecare niente e quindi
Cosa faccio? Vado a recuperare questa farfalla che è così bella, quindi tagliamola, strappiamola e ce la andiamo a incollare da qualche parte. Preferisco utilizzare queste anziché quelle che ci sono nel foglio con tutti solo i particolari delle farfalle da ritagliare, perché lo sfondo è bianco. Invece questa mi rimane con un po' di sfondo marroncino e mi piace di più, perché eccoci, quindi la mettiamo qui, perfetto. Poi c'è questa qui che però, vediamo un po', sì, non sprechiamo neanche questa, la tagliamo, anche se è strappata un po' male, adesso vi faccio vedere, così, ok, la andremo a mettere magari, no, così non va bene, no, la andrò a mettere così e poi la taglio, perfetto, e poi la tagliamo dopo così non rimane... Sì, perfetto. Allora, volevo ancora ritagliare un pochino di questo disegno qui, che mi piace molto. Magari questo dove c'è un pezzo di scritta. Proviamo, vediamo un po'. In modo da... Praticamente sto cercando di riempire il più possibile la mia Midori. Quindi la copertina della Midori, più la riempiamo con la nostra carta e meglio è, perché così poi è vero che andrò a fare delle lavorazioni sopra, vedrete che mi copre tutto, però in questo modo qui rimane più uniforme, perché rimangono meno zone da coprire, quindi potrebbe essere una cosa del genere, così, perfetto. Dopodiché direi che può anche bastare, ma vabbè, va, strappiamo anche questo così non stiamo lì a pensarci più e lo mettiamo qui e va bene così. Ok, a questo punto vado ad incollare, dopodiché vedremo la parte interna come farla. Allora, per incollare mettiamo una colla, io sto usando in questo caso la Mix Media Glue di Stamperia, perché è una colla un pochino più tenace come colla, però potete usare anche la Vinavil, chiaramente magari visto che la carta che sto utilizzando non è sottile come la carta di riso, dovete utilizzare la colla leggermente più spessa in modo che aderisca bene. Questa è l'unica cosa importante, cioè non pensate di mettere poca colla, perché altrimenti rischiate che poi la carta vi si stacchi, no? Invece noi mettiamo la colla sia sotto, così. Adesso vado ad appoggiare come voglio il mio pezzo di carta e poi gliela mettiamo anche sopra. Quindi esagero con la colla in modo che non mi si vada poi a staccare la carta, tanto nel momento in cui si asciuga torna trasparente e non c'è problema, quindi facciamo così. Poi attacchiamo qui, così, e vado ad incollare in questo modo tutti i particolari che ho deciso di mettere sulla mia Midori. Una volta incollati i pezzi di carta sulla copertina in stone paper, vado ad asciugare perfettamente. Allora, asciugata la mia copertina, vado a tagliare il pezzo di carta che deborda della farfalla di qua, così, ok, e praticamente adesso vado ad occuparmi dell'interno della copertina, quindi vado a decidere cosa mettere all'interno della copertina. Allora, strapperei questa piccolina, così. Sì, per l'interno della copertina utilizzo solo questi due pezzettini, il resto poi lo coloro semplicemente. E adesso, nello stesso modo di prima, vado ad incollare anche questi particolari. Finita questa operazione, vado nuovamente ad asciugare perfettamente. Questo è il risultato dopo aver perfettamente incollato, asciugato
particolari incollati. Allora, una cosa che non vi ho detto, ma che vi dico adesso, è che chiaramente per fare un lavoro del genere, più sarà sottile la carta su cui stampate, e più in fretta farete ad incollarla. Quindi sapete che con i download digitali, come vi ho spiegato nel video precedente, il bello è proprio quello che ognuno può utilizzare il supporto che vuole per stampare a seconda delle necessità. In questo caso utilizziamo una carta più sottile. Ora cominciamo con il colorare la parte interna della Midori, tanto lo farò nello stesso modo sia all'interno che all'esterno. Qui è volato via già direttamente un po' di colore, non importa. Allora, mettiamo un po' di colore. Utilizzo due colori che più o meno vanno bene, il torroncino e il tortora, due colori che avevo. Quindi, ok. Li mischiamo un po' con la spugnettina. Questa vado a colorare il supporto, tutta la mia Midori, andando anche proprio all'interno del mio disegno, un pochino, in modo che poi si vada a confondere con il colore del... Posso proprio andare con un po' di colore, vedete, ci vado anche un po' dentro, non c'è problema, così. E coloriamo tutto, sia fuori, sia sull'esterno che all'interno della copertina. Una volta finito, asciugo e nello stesso modo vado a colorare la copertina dall'altro lato. Adesso coloriamo la parte frontale della copertina nello stesso modo. Mischiamo i due colori e andiamo a colorare tutto. E andiamo nuovamente ad asciugare. Ho acceso la luce nella speranza che si veda un po' meglio. Allora, una volta asciugato tutto, quindi sia davanti che sia sopra che dentro la copertina, voglio ancora fare una cosa. Allora, voglio utilizzare questo colore, o meglio, no, questo un pochino più chiaro o questo più scuro. No, questo più scuro mi piace di più. Quindi questo qui è il fragola. Perché voglio andare a... Allora, mettiamo sempre un po' di colore qui, sperando che esca. Sì, tanto di questo me ne serve proprio poco poco. Allora, voglio fare una cosa di questo tipo, voglio proprio picchiettare così, vedete, in maniera proprio leggera leggera un po' di colore, in modo da togliere un po' di uniformità a questo tortora che avevo messo. Quindi proprio una cosa così, un po' più, a seconda di come vi piace. Io lo andrò a mettere anche un po' nel disegno, giusto per sporcare un po', così per rendere più uniforme. E poi magari col colore un pochino più, ecco, un po' più sporco, vado anche a fare questo lavoro qui, vado a dare colore ai contorni, perché voglio che il colore prevalente sia questo, visto che è un colore che c'è all'interno dei miei disegni. Quindi sul bordino ne vado a mettere un po' di più, così, ok? Perfetto, qui può bastare. E adesso metto ancora un pelino di colore, vado a fare la stessa cosa, vediamo se esce, speriamo di sì. Sarebbe il colmo se mi finisce il colore proprio adesso. No, c'è. Anche perché all'interno me ne serve un po' di più. Eccoci. Quindi anche qui vado a fare la stessa cosa. Quindi vado a sporcare un po' con questo colore qui dappertutto. In questo modo. Così. Ecco, potete anche sporcare, ecco, un po' di più, è il disegno. Io voglio per esempio qua che rimanga un po' più macchiato, mi piace così. Boh, lo macchio un po' di più, così, in questo modo. E poi vado a fare anche qui la stessa cosa, vado a sporcare ben bene
i miei bordi, così. In questo modo qua. Sì, direi che ci siamo anche nell'interno. Ok. Quindi questo è l'interno e questo è l'esterno della copertina. Ne posso mettere ancora un po' così. Ok. Fatto ciò, diamo ancora un'asciugatina. Io mi sto chiaramente sempre aiutando col phon per fare più in fretta. Adesso voglio ancora fare una cosa, e cioè voglio allora prendere scusate il mio timbro, metto gli occhiali perché sennò scrivo pure al contrario, ok, questo è il lato giusto, quindi allora prendo il mio timbro e vado a timbrare un pochino di scritte qua e là che stanno sempre bene. Così in questo modo vado a sporcare un po' dappertutto, così. Anche sul disegno non c'è problema, anzi è più bello così, e anche nell'interno. La parte interna chiaramente l'ho lasciata più così, molto più tranquilla, perché tanto considerate che poi ci saranno i libricini, quindi sarà veramente poca la parte che rimane visibile, per quello non è il caso di esagerare con decorazioni piuttosto che, perché tanto poi la maggior parte verrà coperta. Direi che così può bastare. Sì, perfetto, basta così. Quindi chiudiamo tutto. Pulisco solo subito il timbro con il solito Kleenex per i neonati, perché così non mi si rovina. Ricordatevi sempre di pulire subito i timbri, così vi rimangono nuovi sempre e non si rovinano. È una cosa molto 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 importante. Ok, allora fatto questo, volevo ancora fare l'ultima cosa per decorare. Allora, dal momento che per decorare l'interno dei quaderni della Midori avevo utilizzato questo stencil per fare questo abbellimento, voglio utilizzare lo stesso stencil per decorare anche la copertina, però lo voglio fare in un altro modo, e cioè voglio utilizzare la pasta craquelé di stamperia, questa, e la voglio, questa è pasta craquelé trasparente, quindi vediamo un po', ne prendiamo un po' così. E la voglio colorare, sperando di riuscire a far uscire un po' di colore. Sì, non riesco più. Facciamo così, provo a fare una cosa, perché, ok, vediamo un po' se, perché sta quasi finendo, quindi, ok, l'ho preso direttamente con la punta, perché secondo me non ce ne va tantissimo. Adesso vado a colorare la mia pasta craquelé trasparente in questo modo, quindi facciamo così, in modo che vedete è diventata del colore che volevo. Perfetto. Ok,
E adesso chiaramente dovrò fare prima un lato della copertina, fare asciugare e poi ancora un pochino nell'interno, ma tanto nell'interno ne metterò molto poco. Per cui cosa vado a fare? Vado a mettere, fare un pochino di decorazioni qui sulla mia copertina, così un po' a caso, nel senso che qui, come dico sempre, ognuno con i propri gusti, ok? Qui ne metto un po' di più, visto che al centro ci sono meno, c'è meno carta, quindi rimane più pulita. Ok. Perfetto. Ups. Sta scivolando e adesso vado a metterne proprio ancora un pelino qui. Ne ho fatta fin troppa, vedete? Così. Ok. E ancora proprio un pelino, pelino qui. Facciamo così. Ne mettiamo proprio. Eccoci, così. Boh, direi che può bastare, perché altrimenti mi rimane un po' troppo. Facciamo ancora proprio così. Eccoci. Perfetto. Ora ve la faccio vedere bene. Facciamo così, appoggio questo qui, vi faccio vedere com'è venuta. Vado ad asciugare e vado a fare lo stesso lavoro nella parte interna. Faccio in fretta così nel frattempo non mi si asciuga la mia pasta craquelé. Asciugo con il phon. Allora, ora che ho asciugato la copertina, vi faccio vedere perché spero che si veda, perché questa era una pasta craquelé, quindi asciugandosi vedete che sono venute fuori le crepe. In questo caso io ho messo uno strato molto sottile perché non volevo creare molto spessore, perché poi questa copertina va maneggiata, ma più lo spessore della pasta che usate è spesso e più le crepe sono evidenti, ma a me bastano già solo queste. Adesso vado a fare la stessa cosa all'interno, quindi mettiamoci qui, finiamo di usare questa pasta che ho, ne ho fatta fin troppa, vabbè, mi spiace, ma non mi sono regolata tanto bene, quindi ne dovrò sprecare un po'. Quindi facciamo così e facciamo, non voglio così perché è sporco, quindi facciamo ancora un po' qua sotto, così. Ok. E ancora un pelino qua. In questo modo qui. Ok. Direi che basta così. Basta così. E andiamo. Vedete che ho decorato anche l'interno, adesso vado ad asciugare e poi passiamo a mettere gli elastici alla Midori. Adesso che la copertina è perfettamente asciutta, sia nell'esterno che nell'interno, andiamo a realizzare gli elastici della Midori per poter bloccare i miei quaderni. Allora, come prima cosa andiamo a segnare il centro della Midori. Abbiamo detto che è 19, quindi sono 9 e mezzo. Qui io faccio che
già bucare senza segnare niente con, sono per le cose veloci, quindi col mio punteruolo ho bucato il centro della Midori. Questo perché? Perché noi dobbiamo andare a inserire qui l'elastico che ci permetterà di chiuderla. Quindi, allora, prendiamo un elastico sottile, lo uso bianco, sì, bianco, e guardate, ho inserito perché immagino che anche voi facciate come me, non chiedetemi da dove arrivano queste quattro perline perché non ne ho la più pallida idea. E a forza di recuperare tutto tra bracciali e braccialetti di quando anche mia figlia era piccola, eccetera, eccetera, sono andata a cercare nella scatola di tutti i rievasugli e ho recuperato queste quattro perline che mi sembrava andassero bene come colore. Allora, praticamente cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a calcolare intanto la lunghezza dell'elastico che ci permette di chiudere più o meno la mia Midori. Per cui facciamo conto che ne abbiamo bisogno almeno di così, ne tagliamo un po' di più per fare il nodo, così ci teniamo comodi. Quindi facciamo così. Dopo al limite lo andrò a tagliare se troppo. Adesso è un parolone perché chiaramente ho perso l'ago. Ah, ho trovato subito. Oggi sono stata velocissima. Sì, decisamente sì. Allora, vediamo se riusciamo ad inserire nel mio ago tutti e due. Allora, proviamo. Intanto tagliamo un po' perché se è tagliato bene, eh no, mi sa che a sto giro non ce la posso fare perché sono troppo sottili. Quindi provo a fare così. A inserire uno alla volta, mettiamo la mia spugnetta sotto. Allora vado a inserire i due pezzi di filo nel buco che ho fatto al centro della Midori, l'elastico dove ho messo le mie perline, in modo che escano così dall'interno. Ora andiamo a calcolare più o meno la lunghezza del nostro elastico. Non dobbiamo lasciarlo troppo stretto, ma neanche troppo comodo, perché poi dobbiamo andare ad inserire i libricini. Quindi così è troppo, però non farei tanto di meno. Proviamo così. Secondo me così. Vedete, io l'ho lasciato un po' morbido, però poi con i libricini dentro farà bene da chiusura. Per cui cosa vado a fare? Vado a creare un nodo praticamente in modo che il mio elastico non si sfili più dalla Midori. Così, facciamo così. Lo chiudiamo bene così al fondo. Ok, in questo modo il mio elastico non esce più. Non tagliamo ancora i fili perché non si sa mai, li teniamo per sicurezza quando poi inseriamo i libricini, vediamo se vanno bene. Per quanto invece riguarda gli elastici per inserire i libricini, io faccio in questo modo qui. Allora, mi tengo più o meno ad 1 cm dal bordo, sia superiore che inferiore. E poi a mezzo centimetro sia a destra che a sinistra del centro vado a fare due fori in questo modo qui. Uno, vado a bucare bene, e due. Io, come vedete, lo sto facendo ad occhio perché non c'è bisogno di prendere delle misure precise al millimetro, assolutamente. Quindi anche di qua tengo più o meno 1 mm dal bordo, quindi sono qui, e poi a più o meno mezzo centimetro vado a fare un foro sia da una parte che dall'altra. Vedete che è un'operazione semplicissima, non c'è bisogno di, almeno io non lo faccio, non c'è bisogno di prendere e segnare perché tanto veramente non è.
non è necessario. Quindi prendiamo il nostro elastico, così. Allora, partendo dalla parte esterna della midori, vado a infilare l'elastico qui nel mio primo, in uno dei due, indifferente, comunque io lo infilo in questo foro qua, mi aiuto con il punteruolo e vado ad infilare l'elastico. Ora lo facciamo passare dalla parte opposta, quindi dritto qua, così, di nuovo tiriamo fuori dall'altro lato, aspettate che, ok, ce l'abbiamo fatta, mi tiro ancora un po' di elastico. Ora passo nel foro di lato, in modo che poi sulla copertina, vedrete, si vedranno solo questi due pezzettini di elastico. Fate sempre attenzione. Poi non ho trovato un ago con la cruna abbastanza grossa da poter infilare, ce l'ho da qualche parte, so che ce l'ho ma non l'ho trovato, vedete, quindi devo fare in questo modo. Ma se basta avere un elastico con la cruna per infilare questo, fate molto più in fretta. Allora, adesso dobbiamo calcolare che dobbiamo andare a tagliare il nostro filo, perché dobbiamo passare da questa parte qui, quindi questo filo è troppo lungo, non sprechiamolo, tanto dobbiamo semplicemente andare a fare un nodo al centro, quindi questo è più che sufficiente. Vado a tagliare questo pezzo di filo che è molto più che sufficiente e vado a passarlo qui nell'ultimo foro, in questo modo qui, ok. E a questo punto non devo fare nient'altro che andare a fare un nodino qui, in modo perfetto. Da adesso non taglio ancora nulla, quindi ho il mio foro centrale e i miei due elastici per andare ad inserire i miei quadernini. Adesso vediamo se le dimensioni vanno bene. Inseriamo il primo quaderno, che è quello che avevo fatto dove non si vedeva la cucitura perché aveva la tasca. Se volete vederlo, vi ricordo che potete sempre andare a trovarlo sul mio canale. Quindi ne mettiamo uno qui, e l'altro libricino invece prendiamo anche qui il centro, che è questo qui, e lo andiamo ad infilare qui. Vediamo se ci siamo con la lunghezza degli elastici. Direi di sì, quindi vado a tagliare in questo modo qui. Questo al centro, vedete che potete o tagliarlo oppure no. Adesso intanto andiamo a vedere se il quaderno si chiude bene come avevo in mente, e poi dopo decidiamo. Allora sì, direi che la misura è giusta, perché vedete rimane chiuso, poteva anche essere un po' più stretto, però se poi uno volesse mai attaccare delle foto e a farmi ancora degli abbellimenti, rimane più spesso, quindi diciamo che questa come misura direi che è perfetta. Per cui a questo punto possiamo, volendo, andare a ridurre un pochino questi elastici, così, che poi volendo si potrebbero anche coprire con un'etichetta, ma io li lascio così perché a me piacciono così. E quindi chiudiamo. Allora, adesso voglio fare ancora una cosa, non ho finito, eccoci, perché mi piace già così, però voglio provare a fare una cosa, non so se verrà come ho in mente, ma per evitare che le perline se ne vadano in giro, potevo fare il nodo sull'elastichino, però avevo pensato di fare un'altra cosa. Vediamo se mi piace come rimane, se mi piace lo lascio, se no lo tolgo. Volevo mettere due nastrini, così, uno, ok, anche di qua facciamo un nodino, ok, e vado a tagliare
fili uguali qua così e così, poi li brucio così non. Ok, sì, mi piace di più. Così non abbiamo le perline che vanno in giro e questo dà un tocco di colore. Non so cosa ne pensate voi, ma non mi dispiace. Anche il video di oggi è terminato. Spero che vi sia piaciuta questa idea su come realizzare questa copertina della Midori. Ripeto, se volete vedere come realizzare i quaderni, li trovate sul mio canale. Nella descrizione vi lascio il link del tutorial su come li ho fatti la scorsa settimana. Se avete dubbi o domande, scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. Se non siete iscritti ancora al mio canale e avete piacere di farlo, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. E come al solito, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!